ricordo bene cosa accadde nell'anno 2015, ricordo che la mozione insieme all'ex collega Tessi la ritirammo, votammo un ordine del giorno, quell'ordine del giorno lo votai in commissione anch'io. Purtroppo però con gli anni siamo arrivati a fine 2017, ricordo da quel famoso ordine del giorno non venne convocato nulla e non si fece più nulla. Ora qui non si tratta di andare in contrapposizione politica, concordo con la parte finale del suo discorso collega Fisco, effettivamente i disagi sociali sono aumentati, se vogliamo parlare in termini sociologici, psicologici, filosofici dobbiamo dire che è aumentato il nichilismo, il relativismo, che fa piacere tra i cittadini c'è anche una professoressa, quindi. Però la sostanza non cambia, non cambia. Frascati è vero, è l'unico città comune dove comunque da questo punto di vista, viva Dio, c'è movita, c'è vita, c'è aggregazione giovanile, come diceva anche oggi l'intervento del sindaco sulle vicende scolastiche CPA, è una città dove comunque c'è un'aggregazione sportiva, è stata piacevole la festa dello sport domenica in Villa Colonna, quindi è tutto piacevole affinché questa città sia viva, nonostante purtroppo anche le molteplici attività commerciali che stanno vivendo. Ma dobbiamo prendere atto, cari colleghi, che oramai la città di Frascati è una città inerente attività di ristorazione, pub e in maniera particolare i weekend, specialmente venerdì e sabato, sia il periodo estivo, ma anche il periodo invernale, ci sono molti, molti, molti giorni. Quanto verificato che fuori purtroppo non sono dei soldi sporaci, perché ci sono zone proprio della città che costantemente si verificano determinati episodi di atti vandalici, scamazzi notturni, e c'è il diritto, sacrosanto, a lavorare, ma c'è anche il diritto di riposare, che determinati soggetti che addirittura si trovano aggrediti sotto i portoni delle proprie abitazioni, o se qualcuno si affaccia dalle finestre per invitare e quei determinati ragazzi a non fare caos, vengono anche insultati, minacciati con forze dell'ordine che vengono comunque chiamate, allora bisogna comunque invertire una certa rotta e trovare determinate risorse per un prolungamento della polizia locale, appunto quantomeno il venerdì e il sabato, come si verifica nel periodo estivo con finanziamenti, proprio per cercare di contrastare determinati fenomeni, appunto schiamarsi, so benissimo le differenziazioni tra la polizia locale e le forze dell'ordine. Concordo, caro Franco, quando hai detto siamo effettivamente l'unico comune che abbiamo guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato, ed è vero, perché è vero, però nonostante tutto si vede proprio la forte attrazione della nostra città, il piano è Frascati, e quindi quello che si verifica durante il weekend, perché prima c'era una differenziazione tra il periodo estivo e il periodo invernale, ora invece no, non è così, c'è proprio l'equità che Frascati viene costantemente frequentata, e allora dal momento che abbiamo dato permessi per attività anche il periodo estivo, con un'occupazione solo pubblico, dal momento che c'è comunque una sera di ieri, e quindi purtroppo, nel senso è un incrementale di contenuti perché molti cittadini e residenti e gente che viene da fuori, chi è residente nei quartieri periferici, accede alla sera di ieri e si trova a montare, allora io pure mi domando, ma tutte queste multe, tutti questi introiti, dove vanno a finire? Perché non si riescono a trovare determinati fondi proprio sul servizio di un orario prolungato della polizia locale, si tratta sino alle 3 di notte, quantomeno anche il venerdì e il sabato. Quindi dal 2015 ad oggi, è vero che poi è stata la fase del commissariamento, ma quando venne votata all'unanimità quell'ordine del giorno, ricordo molto bene, però di fatto poi non è proseguito assolutamente più nulla. Ora non è che uno vuole fare il bambino capriccioso perché siamo all'opposizione, allora no, io non ritiro la mozione. Ad oggi, conoscendo, ahimè, determinati soggetti, determinati anche dirigenti, dove addirittura invito ancora una volta tutti i colleghi consiglieri, per il momento è stata firmata la mozione dal sottoscritto, dal Ministero, da Travaglini, proprio visto che negli anni qui hanno preso anche progetti, premi di produttività su determinati progetti del
del bullismo sulla sicurezza, ricordo molto bene, per l'asilo nido. Quando si tratta di intervenire in maniera sostanziosa, nel senso di dare un forte segnale, dire quantomeno il periodo invernale, cioè oltre perché l'estate abbiamo i finanziamenti regionali, effettivamente nessuno ce l'ha, nonostante le polemiche che si verificano in città, in determinate zone del centro, per l'estate che si chiamassero attorno. Ma adesso questo problema purtroppo è anche invernale, perché effettivamente con tutta la mole di pub, ristoranti, gare, città di Frascati, sinceramente preferisco, tra virgolette, andare a votazione. Se volete bocciare la mozione, ma ritornare con un ordine del giorno, ripeto, che ad oggi non ha prodotto nessun risultato, perché neanche venne convocata la famosa commissione con la comandante della polizia locale, perché venivano commissariati dal 1 agosto 2016, quindi dal 2015 sino al 31 luglio del 2016 si poteva tranquillamente convocare una commissione, non venne convocata assolutamente nulla. Siccome conosco molto bene le dinamiche di Palazzo Mantoni, posso che i nuovi consiglieri che ancora non conoscono precisamente dirigenti, funzionari, siccome l'andazzo ormai lo conosco abbastanza bene, la mozione non la ritiro, preferisco andare a votazione, e se bocciate la mozione vorrà dire che ad oggi non avete la voglia di investire sulla sicurezza, e comunque chiedo spiegazioni di dove vanno tutti questi introiti delle multe della sera e perché non ci sono soldi per la sicurezza. Grazie Presidente.